Mentre le scuole elementari e medie hanno iniziato l'anno alle prese con i problemi di edilizia scolastica, nei nidi e negli asili si è partiti col botto. Lo rivela l'indagine realizzata nei servizi 0-6 anni dal settore politiche educative del Comune di Cremona, nell'ambito del cosiddetto piano infanzia. I questionari restituiti dalla stragrande maggioranza delle famiglie utenti hanno rivelato un grado di soddisfazione da record: 99,3% negli asili nido, addirittura 97% nelle scuole dell'infanzia, più 3% nel primo caso, più 4% nel secondo. I dati fanno riferimento ovviamente all'anno 2015-2016 e si riferiscono un po' a tutti gli aspetti della vita scolastica. Negli asili nido, attività didattiche e gioco sono gradite dal 99,34% delle famiglie, offerta formativa, qualità della relazione con le insegnanti e pulizia degli ambienti dal 97,35%, informazioni e sistema di pagamento dal 90%. Praticamente identici riscontri nelle scuole per l'infanzia, al 96% didattica, gioco, relazione con gli insegnanti e pulizia degli ambienti, all'84% i sistemi di pagamento. Anche un tasto delicato come quello del cibo ha superato la prova del fuoco. La ristorazione scolastica piace al 96,62% degli utenti nei nidi e al 90% di quelli nelle scuole per l'infanzia. E si sa come mettere d'accordo tutti i gusti e tutti i palati sia tutt'altro che facile. Insomma, tutto bene, il comune gongola per i risultati raggiunti e promette di mantenere questi livelli anche in avvenire.